Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera con noi Marinella Zazzera di Sposa Formosa. Marinella ha una storia molto interessante e particolare da raccontarci, molto positiva direi, però lasciamo che sia lei a raccontarci e ci introduca un po' in questo nuovo mondo che conosceremo oggi. Va bene, lo farò volentieri. Innanzitutto buonasera a tutti, sono Marinella Zazzera e sono appunto la titolare di Sposa Formosa, un brand di abiti da sposa per donne oltre la taglia 50 che è nato da una vicenda molto personale, che è quella del mio matrimonio 10 anni fa. Quando mi sono sposata ero la ragazza fuori dai canoni estetici imposti dalla moda dell'epoca, ero una taglia 46-48, avevo dei fianchi molto abbondanti e mi sono sentita dire che non ero proprio appunto il classico fisico da poter indossare diciamo un abito da sposa così come lo volevo io, molto aderente. E questa cosa mi aveva molto turbato, quindi io quel giorno ho acquistato un abito che poi ho indossato durante il mio matrimonio, ma che proprio non mi ha fatto sentire la donna che volevo sentirmi in un giorno così importante come quello del mio matrimonio. Sono successe alcune cose, sono passati alcuni anni, 5 anni dopo ho aperto un atelier di abiti da sposa qui in Lombardia e lì ho conosciuto Samantha. Samantha è una sposa, era una sposa, oggi una bellissima donna che durante la ricerca del suo abito da sposa cercava anzi di realizzare un sogno, cioè quello di indossare un abito da sposa, ma aveva una taglia importante, quindi oltre la taglia 50, e mi sembrava assurdo non poterla aiutare, cioè non me ne capacitavo di questa cosa. Io volevo assolutamente aiutarla e ho cominciato a cercare nel pronto moda aziende che avessero collezioni oltre questa taglia. Purtroppo in quell'occasione mi sono accorta che non esistevano brand che comunque avessero abiti da sposa oltre la taglia 50. Abbiamo in qualche modo aiutato Samantha, abbiamo io e la mia sarta, ma da lì è nato il progetto ufficiale Sposa Formosa, cioè l'idea di poter aiutare tutte le donne oltre una certa taglia, quindi oltre la taglia 50, a scegliere il proprio abito da sposa, ma indossando prima qualcosa, quindi indossando degli abiti e vivendo quindi in anteprima l'emozione del matrimonio. Quindi questo è il progetto Sposa Formosa. Samantha, un vero e proprio plot twist nella tua esperienza, non solo personale ma di progetto. Sì, assolutamente, infatti è il volto di Sposa Formosa, in questo momento è il suo volto proprio. Anche perché mi dicevi insomma che trattavi abiti pronto moda, e questo vuol dire che sono abiti già confezionati, e di fatto quindi significa che non si trovavano abiti per determinate taglie. Guarda, in realtà non si trovavano, ma non si trovano ancora adesso, quindi la situazione in 10 anni praticamente non è cambiata assolutamente, anzi è molto diciamo di moda in questo periodo la tendenza del curvy, ok? Quindi alcuni stilisti si sono adeguati a questa nuova tendenza, il curvy, però il curvy sostanzialmente non è formosa, non è plus size. Sì, parliamo un po' di questa differenza di termini, perché adesso menzionerai curvy, formosa e plus size, che appunto sono insomma delle varianti in realtà di concetti proprio diversi. Bravissima, sì, assolutamente, infatti la mia battaglia nasce proprio da qui, cioè curvy è una meravigliosa donna come lo siamo tutte quante noi, semplicemente con delle forme un po' più accentuate, ma che psicologicamente è una donna forte, una donna che si piace, una donna che si ama. Formosa o plus size, in realtà plus size è inglese, io ho chiamato sposa formosa perché noi siamo in Italia, quindi parliamo alle donne italiane. Formosa è una donna oltre una certa taglia, quindi oltre la taglia classica, oltre la taglia 48, oltre la taglia 50, è una donna che però non si piace, non si accetta, non si ama, non ha mai avuto una grande stima di sé. Il progetto Sposa Formosa nasce non solo per vendere un abito, io prima di tutto cerco di aiutare queste spose ad accettarsi, ad imparare ad amarsi, ad amare tutto quello che hanno, anche i loro difetti vanno assolutamente apprezzati, perché un difetto soprattutto se viene apprezzato diventa un pregio, ma è un'abilità.
è una tecnica che qualcuno deve insegnarti e tu devi apprendere. E sostanzialmente è questo quello che facciamo durante il primo appuntamento. Anche perché questa breve spiegazione, mi fermerei un attimo sull'etimologia, diciamo così, la spiegazione che tu hai dato, intanto trovo molto positivo avere un termine italiano, uno perché permette di arrivare a tutti, bravo, senza distinzioni, e questo poi di fatto è il tuo pensiero, no? In linea con quello che è il progetto di Sposa Formosa. E mettere l'attenzione, porre l'attenzione su quell'aspetto di una donna che è così ma senza un aspetto di forza interiore, di accettazione, cioè una donna che si deve forse ancora un po' scoprire, ti fa capire che c'è un aspetto psicologico e non solo estetico. Assolutamente, è tutta una questione psicologica, perché sostanzialmente queste donne si amerebbero se solo anche dall'interno della propria famiglia arrivasse ogni tanto un complimento. Adesso non ci addentriamo troppo, perché certo, potrei dire molto, ovviamente gli spettatori potrebbero annoiarsi, però la parte fondamentale della costruzione di questo progetto nasce proprio dalla comprensione psicologica, dal poter dire a queste donne: io lo so cosa state subendo, perché le ho subite io queste discriminazioni prima di voi. Quindi le donne, quando si rivolgono a me, le spose quando si rivolgono a me, prima di tutto cercano un aiuto, cercano un confronto e cercano un conforto. Questa è la cosa che mi viene meglio, perché appunto avendola vissuta sulla mia pelle riesco a trasmetterla benissimo. È quell'aspetto umano che ti permette di fare un percorso insieme alla cliente, che poi diventa anche amica probabilmente, non solo cliente. Assolutamente, guarda, ho un bellissimo rapporto con tutte le mie spose, ancora oggi magari ci sentiamo dopo anni, addirittura poi nascono dei bambini, quindi ci incontriamo, ecco, voglio incontrare questi bimbi, quindi assolutamente sì, è proprio un rapporto di umano quello che c'è la base. E gli abiti che realizzate, visto che appunto c'è questa dimensione della sartorialità, quindi del creare per la cliente, sì, sono in edizione limitata, come funziona? Sì, spiegaci. Proprio perché è un sartoriale, quindi per sartoriale spieghiamo bene che è fondamentale questo concetto: non ripariamo abiti che sono già di pronto moda, abiti già creati, abiti che già una sposa può trovare ovunque, se mai dovesse riuscirci, ma sono abiti creati sulla sposa, sulle forme della sposa, sulle curve della sposa, quindi non hanno una taglia ben definita, perché sono create sulle forme di queste spose. Sono abiti che nascono da un pezzo di stoffa, quindi l'abilità della sartorialità sta proprio nell'avere un pezzo di stoffa e saperla tagliare, sapere dove tagliare, dove cucire. Questo è il sartoriale. Il sartoriale ovviamente garantisce l'unicità dell'abito, perché ognuna di noi può avere anche la stessa fisicità, ma non può essere la stessa donna, siamo tutte diverse, proprio questo è il bello dell'essere comunque delle donne. E quindi questa originalità, questa esclusività noi la garantiamo, io la garantisco proprio come diciamo garanzia finale del prodotto, quindi ogni sposa, proprio perché è diversa dalle altre, avrà un abito suo personale, creato per lei e per la sua caratteristica, proprio, che può essere quella fisica ma può essere anche quella emotiva. Esatto, insomma un'idea di vita personalizzata, proprio personale, sì, umana, di questa esperienza di cui insomma le donne parlano con un ricordo emotivo molto forte, perché il matrimonio comporta comunque grandi cambiamenti sicuramente, e quindi farlo in un abito che ti fa sentire nel posto giusto al momento giusto fa sicuramente la differenza. Sì, se io avessi potuto all'epoca avere una persona che appunto, più che vendermi un vestito, mi avesse dato un attimo di conforto, visto il periodo che stavo vivendo, perché mio papà era morto da qualche mese, quindi forse avrei vissuto meglio anche tutta l'organizzazione del mio matrimonio. Ecco, e questo, quindi secondo me le spose formose hanno tutti i diritti di vivere con piena gioia il momento dell'organizzazione del matrimonio. E allora mi sembra giusto dire che la narrazione in questo caso ha un valore ancora più ampio, perché conoscere la storia di Sposa Formosa permette a più donne di sentirsi a casa. Hai profili social su cui parli, racconti, sì, la tua esperienza? Certo, assolutamente. Guarda, allora abbiamo, oltre al classico sito internet che hanno un po' tutti, quindi sposaformosa.it è il nostro, siamo anche su Facebook come Sposa Formosa, siamo anche su Instagram come Sposa _Formosa Official. Non sono
particolarmente presente con i miei profili privati, perché sono una persona abbastanza, diciamo, chiusa per quanto riguarda la mia vita privata, ma sono molto presente invece sui social, soprattutto su Facebook e Instagram, per dare appunto consigli alle spose, perché sostanzialmente partiamo proprio da lì, cioè queste spose plus size non hanno nessuno che può consigliarle, e quindi io invece faccio delle dirette dove diamo consigli, che tipo di abito indossare, qual è magari l'abito giusto in base alle fisicità. Raccontiamo varie cose, raccontiamo un po' tutto. E avete insomma progetti anche vari, nel senso, perché le donne possono avere un accompagnamento ancora più personalizzato, cioè ti conoscono sui social, poi vengono in negozio, ti incontrano, ma come avviene la realizzazione dell'abito? È un bel lavoraccio, guarda, un lavoraccio molto lungo. Il primo incontro solitamente è un incontro che dura quasi 3 ore, ma proprio perché alla base di questo incontro c'è la fiducia, quindi dobbiamo instaurare un rapporto, dobbiamo conoscerci, dobbiamo capire, io devo capire chi è la sposa dall'altra parte e la sposa dall'altra parte deve capire meglio chi sono io. Nel momento in cui siamo entrati in empatia, si è creata la giusta fiducia, allora a quel punto cominciamo a realizzare questo abito semplicemente in maniera molto molto semplice, ma che in realtà non fa nessuno, cioè queste spose hanno la possibilità di provare minimo 10 abiti, cosa che è impossibile in Italia oggi. Quindi queste spose indossano degli abiti, scelgono il modello, perché ovviamente ogni modello ha delle caratteristiche diverse che serve a valorizzare determinati punti, quindi scegliamo il modello che più valorizza il fisico di quella sposa, e a quel punto poi dopo invece andiamo a creare tutti i dettagli, colori, pizzi, tessuti, tutto quello che comunque renderà personale, appunto come dicevamo prima, unico e originale, quell'abito da sposa. Un po' lungo, insomma, lungo però adeguato, insomma, perché arriva poi a un risultato che vale la pena, insomma, certo. Osservare e sentire, diciamo così. Ma avete anche una possibilità di lavoro a domicilio, di incontro a domicilio con, sì, la sposa? Sì, assolutamente. Guarda, subito dopo il Covid gli sposi erano veramente giù di morale, soprattutto le spose, perché il momento della scelta dell'abito è uno dei momenti più belli di tutta l'organizzazione, e quindi per cercare di andare incontro alla loro situazione abbiamo creato Sposa Formosa a domicilio, quindi siamo l'unico atelier in Italia che va con la valigia in giro, trasferisce l'atelier a casa della sposa. È un servizio che è nato un po' per gioco, ma in realtà ha avuto un gran successo, infatti abbiamo veramente tantissimi appuntamenti e la sposa si sente più al protetto, visto la situazione sanitaria in cui stiamo vivendo in questo momento, la sposa si sente più al protetto, si sente più sicura, e poi è all'interno delle mura di casa sua, quindi è ancora più felice ed è ancora più contenta. E forse mi permetto di aggiungere, si avvicina proprio ancora di più alle persone, nel senso che sempre parla di questi punti che abbiamo toccato nella nostra chiacchierata, sì. L'idea di andare a casa di qualcuno toglie delle barriere che talvolta si possono creare. Assolutamente, infatti è una cosa molto, diciamo che è un progetto, ripeto, molto molto particolare, difficile da far accettare inizialmente, ma quando poi appunto la gente ha capito che era un modo di vivere l'esperienza in maniera diversa, lo ha apprezzato. Devo dire che lo hanno molto apprezzato. Se a volte basta conoscere sotto un punto di vista diverso per capire poi la prospettiva della realtà. Esatto, esatto. Mi sento quindi di ringraziare Samantha, intanto, che è stato un vero plot twist e ti ha permesso poi di raccontare, sì, insomma, quest'idea. Sì, sì, non solo, sì, raccontarti, ma soprattutto raccontare una sensazione, che mi sembra poi il termine alla base di tutto, no? Perché giusto, non parliamo solo di estetica, ma soprattutto di sentirsi dentro un qualche cosa, un'esperienza, un vestito in questo caso. E lo hai raccontato anche attraverso la parola, quella più classica, attraverso un libro, nel caso qualcuno insomma a casa, certo, volesse sentire, certo, e approfondire un po'. Sì, sì, guarda, è un libro autoprodotto, quindi autoscritto e autopubblicato, si chiama Io Marinella, storia di una sposa formosa. È un libro che parla sostanzialmente di quello che è successo a me, di come mi sono proprio sentita e di quello che è successo a Samantha, di come mi sono sentita quando ho dovuto dire a Samantha mi dispiace ma non ho altro, quindi è un libro che secondo me tocca molto il profondo delle spose che subiscono una denigrazione costantemente,
parla molto di questa problematica. E poi ovviamente ci sono anche, in questo libro ci sono anche i consigli che solitamente do sui social, ma li ho anche messi su carta, su così carta, certo. Uno può anche prendere spunto e magari poi andare appunto a trovare a fare l'abito o a scegliere l'abito. Sicuramente chi ti ascolterà avrà modo di arrivare alle parole giuste, credo che tu riesca proprio a centrare la situazione. Quindi noi diamo gli spunti, abbiamo i libri, abbiamo i social, per chi volesse approfondire meglio poi può sicuramente cercarti. Sì, certo, ormai guarda, sono ovunque, quindi è facile che ricontattarti. Assolutamente. Ricordiamo profilo social sia su Facebook che su Instagram, digitando Sposa Formosa si trova facilmente, sì. Ma anche il sito internet ormai come è facile ormai trovare, insomma. Esatto, sì, assolutamente. Per ora quindi ti ringrazio. Grazie a voi per questa bellissima opportunità. E speriamo che riesca tu a dare una personalità maggiore a altri numerosi matrimoni. Speriamo. Grazie. Grazie e noi ci vediamo alla prossima puntata.